yoga o anche crystal, e tutte le volte in cui ho avuto gli attacchi di tipo o ho dovuto uccidere amici e parenti. Diciamo che crystal è uno dei cavalli d'argento, sì, certo, uno dei cavalli di bronzo più problematici, assieme allo sfigato sirio e l'effeminato Shun. La prima volta che Crystal combatte, fa anche una bella figura contro Ichi. La seconda volta, contro Segno Nero, sembra essere un guerriero normale. Ora, quando Ichi gli lancia per la prima volta il fantasma diabolico, lì inizia la prima carriera di Crystal nell'avere gli attacchi di Edipo. Ovvero ogni volta che combatte o pensa alla madre o pensa ai parenti morti. Quando ritratti con il d'argento, questa manifestazione della madre morta non si manifesta. E per gran parte della serie riesce a fare qualcosa di concreto senza frignare. Però nell'episodio Battaglia tra i ghiacci si ritrova a combattere contro il maestro. Ed è l'inizio di una grande carriera di parenticidi da parte del biondo russo. Infatti, dopo aver ucciso il maestro, aver fatto di conseguenza incazzare Camus e Abadir, inizia per Crystal la carriera di Cigno Killer. Poi c'è la battaglia delle 12 case, e lì si ritrova davanti Camus, il suo bismaestro o maestro ufficiale del manga, e subito si fa mettere KO da quest'ultimo appena quest'ultimo gli inabissa il vascello della madre, visto che Crystal ogni volta che ne ha l'occasione va a fare il necrofilo, probabilmente, oltre a fare l'Edipo. Crystal è un caso umano. Viene quindi messo nel ghiacciolo al gusto di Cigno da Camus e poi essere liberato semplicemente per continuare la sua carriera di Cigno Killer da Sirio. Nel 10ª casa dell'acquario, Camus, incazzato il doppio, non solo perché è stato liberato ma anche perché gli ha menato l'amico, ovvero Milo, decide di ribernarlo. Solo che Crystal, capendo che è inutile fare l'Edipo, decide di liberarsi e porre fine alla vita del maestro con lo zero assoluto. Nella saga di Asgard, Crystal viene liberato da Flare, e lì sembra esserci del tenero, però le sfighe del Cigno non sono finite. Nella saga di Nettuno, tutto normale, fino a quando Crystal non si trova a dover combattere contro Camus, e lì viene entrato un attacco di Edipo alla vista del maestro defunto, una delle tre volte in cui Lemuri riesce a sconfiggere facilmente un cavaliere di bronzo. Se al posto di Crystal si fosse trovato qualcun altro, Lemuri avrebbe perso istantaneamente. Nella saga di Asgard, stranamente, Crystal non uccide nessun parente, ma uccide soltanto Artax, colui di cui era innamorato Flare. Crystal non è che se uccidi Artax, Flare te la dà, ovviamente. Sempre nella saga di Nettuno, Crystal combatte contro Abadir, scompaio d'armi che nei flashback della serie classica non sono mai visti, cioè non si è mai visto tale personaggio, comparso lì dal nulla. Dopo aver avuto l'Edipo, anche in questo caso, riesce a sconfiggere ed uccidere il compagno d'armi, ponendo fine alla sua carriera di parent killer. Nella saga di Ade, infatti, Crystal non uccide il suo parente, tranne distruggere Zellos, dopo che quest'ultimo ha menato il maestro. Nel primo film sembrerebbe che Crystal finalmente ha trovato qualcuno da amare, solo che tale persona viene poi posseduta dalla discordia. Finisce tutta la battaglia del film, l'unico che viene ucciso da Crystal è in realtà della Croce del Sud, di cui non ce ne può fregare di meno. E sul finale lo si vede con Daisy in braccio, solo che Daisy, essendo un personaggio filler, così come Flare, così come tutti quei personaggi che nelle manga non ci sono, scompare nel nulla, lasciando il povero Cigno
a bocca asciutta. Nel terzo film non si scontra contro il re di Edipo Camus, ma contro Berenice, che è già ucciso Camus. E dopo aver avuto un attacco di Edipo, ricordarsi aver pensato alla madre per la 30ª volta, decide di non arrendersi e far diventare il guerriero scarlato un ghiacciolo, lo Augusto di Berenice. Nel quarto film, Cristo ha il suo ultimo attacco di Edipo nel vedere Miu Moa, semmai, trasformato in sua madre, però alla fine riesce a sconfiggerlo, mettendo la fine alla sua carriera di cigno killer di parenti. Nel quinto film, Crystal non combatte contro nessuno che conosce, mentre nel secondo film, Crystal viene posseduto da qualche demone e si mette a combattere contro Sirio, dicendogli una frase molto brutta, ovvero: vai all'inferno, cavaliere di Atena, sei un ba. Quindi mette quella frase. E queste sono tutte le volte in cui Crystal ha avuto i suoi attacchi di Edipo e ha ucciso i suoi parenti e amici. È Crystal un cavaliere di bronzo maledetto? È colui che se non combatte contro qualcuno che conosce, non gli avversari nemici non sono felici? Questa è una bella domanda. Solo a me dà fastidio il fatto che ogni volta che c'è un cavaliere di gelo, questo tu deve combattere contro Crystal e non può combattere contro Seiya o Sun, o Ikki. Beh, questa è tutto. Piccolo fun fact. Lemus di Arena Maria V2 ha un occhio blu e uno rosso. Questa cosa io non l'ho mai capita. E mi pare che quello sia un rubinetto. In alcune immagini di Crystal in V3, anche quest'ultima ha gli occhi di questi due colori. E questi erano tutti i parenticidi dei Cavalieri del Cigno. PS, nelle mie storie, Crystal, Abadir, il Maestro di Ghiaccio e Camus sono imparentati tra di loro. Camus è il padre di Crystal, il Maestro di Ghiacci ne è il nonno e Abadir ne è il fratello. E tutti e quattro assieme sono i cavalieri dei quattro punti cardinali. Crystal, il cavaliere del nord, il Maestro di Ghiacci, il cavaliere dell'est, Camus, il cavaliere dell'ovest e Abadir, il cavaliere del sud. Cristo della Croce del Sud, detto anche Relta, che si chiama mai chiamare nell'adattamento italiano un cavaliere Cristo. Non ha che legami con Crystal, di conseguenza non fa parte degli altri. E questo è